Ed eccoci qui, pronti a continuare la nostra avventura su Final Fantasy VII Rebirth. Pronti per Chocobopoli? Oggi ci spacchiamo con le corse dei Chocobo, ragazzi. Pronti? Le vinciamo tutte! Tutte, guardate come lo dico, tutte! Non ce ne scampa neanche una! Allora, andiamo. Let's go! Which Salve. of these races will you be competing Quale in? gara vuoi partecipare? Tutte. Tutte le gare voglio partecipare. Principianti, già siamo i campioni del mondo. Adesso andiamo a quelle professionisti. Let's go. Coppa Ifrit già l'abbiamo fatta. Adesso iniziamo con la Shiva e ce le facciamo tutte quante, ragazzi. Chi siamo più forti del mondo. Ma ciao Sam, come stai? Bello, che mi racconti? Com'è andata la tua giornata? Che mi dici di bello? Un po' stanchino dal lavoro, però t'a posto. Siamo pronti qui a fare un po' di corse. Tu che mi dici? Raccontami qualcosa di bello, Sammy. Allora, era questo il mio cioco più potente del mondo? O era quest'altro? Cioco spruzzo, mi sa che col cioco spruzzo abbiamo vinto le gare più difficili. Vai. Andiamo, c'è anche mia figlia con le poppe. Ciao figlia. Poppe fondamentali, ragazzi. Come stai, figlia? Tante coccoline. Allora, andiamo. Iniziamo la corsa, vai, così. Così. Sarà malissimo. Vabbè. E come dobbiamo farla solo? Non lo so, non saprei come dirlo. Suona malissimo anche quando voi dite ecco le poppe del Drac, quindi suonerà sempre male, in qualsiasi caso. Oh, mal di testa fotonico, ho preso sempre... Che grande Sam, potentissimo, grande, così ci piace. Adesso mi ricorderò come si gioca le corse di Chocobo? Ovviamente no. Infatti già ho sbagliato la partenza perfetta. Let's go! Ah, qua si sale? Sì, si può salire, però non sono salito bene. Ciung, ciung. Corri, corri! Ti prego, apriti! Maronna! Le curve pazze! Ok, il cioco spruzzo che cazzo faccio? Ah, è quello che attacca il cioco spruzzo. Ok, adesso ricordo. Quindi lo faccio così. E sbam! Lui se ne va in Africa. Perfetto. Let's go. Oh no, i Pyros. Ok. Shum. E si vola in prima posizione. Primo giro, prima posizione. Si gode. Ok. Prendiamo. Ok, c'ho velocità massima, quindi prendiamo le altre cose adesso. Un paio di scatti fanno sempre comodo. Shum! Sono un po' schiantato. Cristo, quasi. Ok, dai, li abbiamo abbastanza seminati, secondo me. Dovremmo andare abbastanza tranquilli. Oh no, ho sbagliato. Ho sparato per sbaglio il cioco spruzzo. Volevo guardarmi dietro. Ah, in realtà non stanno troppo distanti. Shum. Let's go.
Maronna, no, ho fallito tutto, tutto il mio vantaggio, ho buttato nel cesso. Cristo, no, no. Tutto buttato nel cesso, tutto. Ero il migliore del mondo. Sono diventato l'ultimo ruota del carro. Allora, siamo ancora secondi, però. Chiappa questo. Ok. Corri, no, ci mancava soltanto il Pyros. Christos, alla fines. No, ultimi, buh. Dai, terzo posto, che schifo. Ma guarda un po', ragazzi, ma che cazzo. Dopo cosine magiche da... che cosa, che cosine magiche? Mo' sono curioso, Sam. Di cosa si parla? Mannaggia. Segreti nostri, guarda là, c'hanno i segreti. E non mi dicono niente, guarda un po'. Ta. Ok, e niente, non riesco più a fare lo start super top. Avevo imparato una volta. Se... vabbè, ci abbiamo tutto il tempo di recuperare adesso. E alla fine prima che... fanculo Cristo, però, eh. Cosine belle, azzo. No, mi fa soltanto salire ancora di più la curiosità, maledetti. Maledetti che mi incuriosite. Non si parla dei segreti nelle chat della gente, che poi lo streamer vuole sapere. Dannati. Oh, ce l'ho fatta a fare lo start top. Let's go. Cristo! Mannaggia il cactus, mannaggia! Ok, qualcosa che non mi interesserebbe, va bene. L'unica cosa che potrebbe non interessarmi mi viene in mente al momento pensando a mia figlia è il K-pop, tipo. Di più addirittura. Maronna. Cristo cactus. Andiamo, siamo ancora primi. Più forti, più veloce del West. Con il nostro chocobo più forte del mondo. Che li spruzza tutti.
Questa me la segno, che ti segni, che ti segni? Ok, ultimo giro, più forte del mondo, andiamo. Cristo Cactus, ci sta, ci sta. È fondamentale. Oppure mannaggia Cactus, secondo me ne sa. Cactus, non Cactus. Che è il nome del mostro. Che è un cactus, ovviamente. Però si scrive KYA. Cactus. Annota, annota! Si gode, abbiamo distrutti, madonna mia, questo sì che è un record potentissimo. Tiè, più forti del mondo. Coppa Leviatano. Let's go, let's go. Vai, sempre lei, lei è la migliore. Sirena, forza sirena. Andiamo. Ho vinto la Coppa Gold con Sirena, posso vincere tutto quello che voglio. I più forti. Coppa Leviatano, let's go. Ok. Voilà. Adios. Questi hanno un'accelerazione un po' più alta della nostra, mi sa. Senti che musichetta! Oh no, il joystick si sta scaricando. Quando finisce la corsa, per favore, qualcuno me lo ricordi che lo metto sotto carica. Madonna, che schifo che ho fatto. Oh, scorciatoia. Si gode? Madonna, che si gode. Scorciatoia del godo massimo. Pium. Curva con l'orecchio a terra, boom! Shum! Shum! Oh, un'altra scorciatoia! Shum, si vola! Ok. Ci sono due scorciatoie che non ci possiamo perdere. Che se no ci sta lo stronzo di turno che le prende e ci fotte alla grande, ragazzi. Ok. Ok, qua è a sinistra la scorciatoia, in realtà ho sbagliato lato. Perfetto, vai, vai, vai. Si vola. Orecchia a terra. Madonna. Sprint.
Ecco lo stronzo, guardalo. Shum. Dove vai? Maledetto. Mamma mia. Ecco l'altro. Voilà. E si gode. Sbagliato, ho sparato per sbaglio. Quella che colpisce, l'ultimo della fila. In acqua non è tanto forte la nostra scansa ad andare. Allora. Dai, dai, dai. Shum. 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 Se qualcuno prova a superarci, lo spariamo. Fortissimo con il nostro cioco spruzzo. Non è uno spruzzo a cioccolato, eh. Qualcuno potrebbe confondersi. Cristo. Ok. Allora, let's go. Cristo. Ho sbagliato tutto. Madonna, quello mi ha superato. Madonna, mi sta superando anche questo. Non è possibile. No, 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 no. È l'ultimo giro di merda. Non puoi superarmi, stronzo. Io ti sparo. Ti prego. Colpito. Sì, si gode, si gode, si gode, si gode, si gode. Vinto. Vinto, si gode, ragazzi. Ah. Conoscete Obeimi? No, ok. Sei uscito il manga? Ah sì? No, non conosco, cos'è? Sì, ti mando il link per leggere. Yes, please, detto fatto. Azza, godo massimo, grazie figlia. Grazie per il godo massimo. Allora, mettiamo il joystick sotto carica. Se no, poi ci scordiamo. E rimaniamo a piedi col Chocobo. Ok. Koparamu! Pronti? Questa era tosta, comunque. Andiamo avanti, più sarà tosta, mi sa. No, come sei in collar, tante coccoline, mia figlia, ragazzi. Abbracciatela fortissimo, un esclamativo hug. Abbracciamo fortissimo mia figlia. Diamole tutte le coccole di questo mondo. Fondamentale. Senti che musichetta. Mi confondono questi ostacoli. Madonna, questa è tutta curve. E spariamo il primo. Questa tutto curve, quasi quasi prenderei a quell'altro Chocobo, quello che c'ha, invece dello sputo c'ha il volo. Vi chiederete perché? Perché praticamente il volo mi fa tagliare tutte le curve. Posso volarci in mezzo e taglio tutte le curve della pista, pure qua, qua in mezzo, madonna, qua che volo che faccio. Se non va bene questa prova, però lo facciamo. Che qua secondo me è la pista adatta proprio per quell'abilità volo. Guarda, già il primo turno l'abbiamo perso male.
Questo stronzo è di poco dietro di me, quasi quasi mi faccio sorpassare per spararlo. Vai, sorpassami, vai, vai. Bonk. Si gode. Non c'è altro da dire. Voilà. Provaci di nuovo a sorpassarmi, vai, vai. Un gioco spruzzo tutto per te. Ok. Non facciamo stronzate, per favore. Doppio spruzzo. C'è uno che si è perso là dietro. Ma guardalo, poverino. Si è fermato proprio. Non ti schiantare se non ci fotte. Che questo sta proprio in culo. Beh, dovrei aver preso un bel po' di campo. E dovrei aver vinto, perché questa è l'ultima curva. Si gode, si gode, si gode alla grande, ragazzi. Potentissimo. Ah, il modo per testa mia. Ma in realtà Sam è perché non è qui col padre. Perché settimana scorsa eravamo insieme. Adesso non è qui. Non è qui. Non possiamo farci le cocco da vicino. Non possiamo andare a esplorare e mangiare a tonnellate insieme. Amici, tornare al lavoro dopo 3 settimane di malattia è uno schifo. Povero all'archino. Madonna, tante coccoline all'archino. Sono riuscito a fare nulla, che bene. Povero l'archino, mannaggia, tante coccole. Come ti senti? Mi ha detto che non sei guarito appieno. Come ti senti? Che ti senti? Noi qua stiamo sciocobando fortissimo oggi. Malissimo, no. Tante coccole, un abbraccione pure all'archino. Fondamentale. Tiè, tecca adesso abbraccio. Po'. Acchiappato. Allora, avete visto il Mecha Chocobo? C'abbiamo pure il Mecha Chocobo, c'abbiamo. Guardate qua, che figo che è. Non accelera manco per il cazzo, però è figo. C'è un sacco di stabilità in curve, un sacco veloce. Allora, let's go. No, gente, adesso è lui, madonna mia, sembra che la pepe non l'avevo, tutto croccante. Mannaggia, mannaggia. Tante coccoline, l'archino, mannaggia, mannaggia. Colpa titano. Questa è l'ultima corsa ora. Dopo ci sono quelle platino, ragazzi. Mi sa che dopo sono botte pesanti. Forse ci conviene poi prendere il Mecha Chocobo, chissà. E niente, non ho fatto il best inizio.
Mannaggia, mannaggia la schiena. Siamo proprio a schifo. Ah, cazzo, c'è la scorciatoia qui. Cazzo che non l'ho presa, la scorciatoia. Che è per il secondo giro. C'è una scorciatoia. Fondamentale, ragazzi, se vogliamo vincere. Io faccio sbonk. Troppo tempo. Oddio, però fa un bel salto. Ne vale la pena. Ne vale la pena fare sbonk. Ma c'è un raidone di Zarco. Ma ciao Metal Zarco, come stai? Bello ragazzi, cliccate su quel cuoricino fondamentale. Andatemi a seguire Zarco. Benvenuti a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono il capitano Drakshan. Benvenuti al bordo della Draco Mistere, la nostra nave che naviga per il Twitch alla ricerca di misteri e leggende nei vari videogiochi. E quest'oggi siamo qui a fare le corse pazze su Final Fantasy VII Rebirth. Come stai, Zarcone bello? Che ci racconti? Dici un po' che stavi facendo di bello. Ragazzi, mi raccomando, cuoricino, cliccate, andatemi a seguire Zarco. Fondamentale. Io mi dilego, ciao Semmino, un bacione. Quando vuoi, lo sai, qua mi trovo. Se vuoi per stasera alle 22, qua stiamo. Non mi smuovo da qui. Niente, già ho letto tutto. Zarcone, Riders, benvenuti a tutti. Ditemi un po' cosa stavate facendo, com'è andata la vostra giornata. Raccontatemi, io continuo questa corsa pazza per non perdere il ritmo e andiamo. Vi leggo appena ho fatto. Se mi ricordo di premere X. Ma grazie mille, bello, come stai? Che stavi facendo di bello in live? Dimmi. Ok, siamo terzi, ce la possiamo fare, forza. Ok. Fermiamo pure a quell'altro. Così dovremo stare tranquilli. Madonna. Ok. Ce l'abbiamo proprio alle costole. Dobbiamo stare attentissimi. Ultimo giro. Vi leggo appena finisco sto giro. Tanto raccontatevi la vostra giornata. Tutto a posto? Come sta andando? Ah, ma lì c'è un saltino pazzo! E io adesso l'ho notato. Va bene. Siamo ancora messi abbastanza bene. Se ci supera possiamo ancora spedirlo a casa. Allora, qua facciamo così. Tagliamo la curva. Qui prendiamo la scorciatoia per forza. Ok. Curva. Madonna. Perfetto. Adesso prendiamo il pulsantino. Così ce la voliamo alla grande. Facciamo un paio di sprint. E abbiamo vinto. Più forti del mondo. Comunque, Re1 HD, Run e Jillian Blind, Hats, top, Resident Evil 1, tanta roba. Abbiamo sbloccato il platino. Top. Ah, però ci manca ancora quest'altra qua, di... vabbè, che cazzo abbiamo sbloccato a fare, se dobbiamo fare ancora questo. Amici miei. Ah, mi dà i pezzi per il Chocobo. Dei pezzi per il Chocobo, si gode. Come sta andando su Resident Evil? Io li giocai quelli vecchi tanto tempo fa.
Mi vorrei riguardare tutti questi remastered, queste cose che hanno fatto negli anni. No, non posso ancora provare, però mi ispira a provarlo questo gioco Berserk. Colpire la circostanza e consumare ovviamente. Ah, scariche elettriche, madonna. Micidiale. Let's go, andiamo. Tu. Corsa crociata. Tutte le summon. Let's go! Best start. Qua vedo un po' troppe curve. Però guarda qua che taglio che ho fatto. No, i cactus. Mannaggia il cactus. Ah già, io qua posso tagliare così, Madonna che godo! Questo è un bel taglio che dobbiamo cercare di fare sempre. Davvero ci fa tagliare mezza pista. E questi non lo fanno, quindi si gode. Oh, corri, 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 corri,
già il cactus. Bonk. Via. Let's go, let's go, let's go. Bonk. Ok, siamo terzi, siamo terzi. E gli altri due stanno qua davanti, quindi easy. Io qui posso fare qualche... No, non posso fare nessuna sporcaria. Che là torniamo all'inizio, non è uno shortcut buono. Siamo a sparare uno, va. Madonna, il cactus, il pyros, tutti buttati così. Guarda questo che ci vuole superare così all'improvviso. Andiamo, andiamo, andiamo. Corri, 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 ti prego. Siamo secondi, quindi abbiamo tanto uno stronzo davanti. E mo lo spacchiamo pure. Ok, qua prendiamo la scorciatoia così. Madonna, che bello. Che bella questa scorciatoia così. Goduriosa al massimo proprio. Questo ti apri, apriti e dai, ci hai messo un secondo in più. Questi mi superano. Dai che ti apri. Boom. Si gode. Stanno un sacco di maledetti. Allora, pacca. Gira di più. Peccato che qua non c'è niente che posso saltarmi. No, ho fallito, dovevo spararlo. Questo è fallito tutto. Madonna. Beh, se mi supera la prossima cura lo spariamo. Allora, vai, ultimo giro. Cristo, perso tutto. Perso tutto, guarda quanti stronzi ci stanno qua. Qua me li devo superare. L'unico modo per provare a rimontare è questo.
Madonna. No! No, mannaggia il cactus. E niente. Abbiamo perso tutta la priorità acquisita. Dai, 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 una superata all'ultimo secondo qua dobbiamo fare. Ok, ce la possiamo fare perché io a questo lo sparo. Non si è fermato? Ha imbrogliato. Ehi, lei sta imbrogliando palesemente. Ti prego, Cactus, non tradirmi. Cristo Cactus, però, eh. Di nuovo. La maledizione del Cactus, ragazzi. Niente, abbiamo perso. Ah, quinto, che schifo, che schifo. Abbiamo fatto proprio cacare, ragazzi. L'ultimo secondo ci siamo persi tutto. Tutto abbiamo perso. Riprovo. Ce la dobbiamo fare, ce la possiamo fare. Andiamo, let's go. Tum, turutum. Tum, tum, tum. Beviamo un po' d'acqua, va? Mi raccomando, restate sempre idratati, ragazzi. Non so da voi, qua fa caldo. Qua fa proprio caldo. Hanno detto che lunedì arrivava il freddo. Dove cazzo sta il mio freddo? Io non capisco dov'è il mio freddo, ragazzi. Mi hanno palesemente mentito. Ok. Maronna. Ok. Ci siamo. Non demordere, prendi tutto. Vai. Prendiamo anche questo. Ah, cioè, ci sono due avvoltoi proprio dietro. C'è il choco spruzzo al massimo. Perfetto, così. Sbagliato, volevo... Era una prova per vedere se lo sparava all'indietro, invece no, non lo spara per niente. Ci abbiamo provato. Ok. Perfetto. Ok, sono abbastanza lontani. Due choco spruzzi pronti. Perfetto, così. Ultimo giro.
Madonna, giusto, giusto. Facciamo la fine del cactus. Let's go. Dai che questo è il giro buono. No! Mannaggia il cactus! No! Prendi subito lo slancio! Vola! Vola! Vabbè, siamo soli, abbiamo vinto alla grande, ragazzi! Mamma mia, che sudata! Ma mi arrivano quelle difficili, giustamente. Ma questo qua sono i circuiti più forti, difficili. Dai, coppodino. Let's go. Vediamo che riusciamo a fare. Forza sirena. Sei in tutti noi. Si corre. Guarda là quanto sono veloci questi stronzi. Ok. Questa è la prima grande cosa che dobbiamo fare sempre. Pure qua. Questa curva dobbiamo prendere per forza con le orecchie a terra, se no ci blocca tutto. Qui riusciamo ad arrivare direttamente lì in fondo. Sì, tanta roba, un bello skip. Qua ci siamo bloccati in faccia al muro praticamente. Curva tostina. Possiamo toglierne uno davanti. Oddio! Pensavo che si continuasse di là in qualche modo strambo. Vabbè, stiamo imparando la pista. Primo giro. Abbiamo superato tutti. Tutti. Orecchio a terra. Doppio orecchio a terra. Corrente ascensionale per due dobbiamo fare, eh? Pure la prossima. Perfetto. E ci fa tagliare anche questa curva qui. E facciamo così. Questo e ce ne andiamo qui giù. Qui dentro dobbiamo stare attenti perché ci siamo incastrati proprio. Ok, adesso c'è uno stronzo davanti che è abbastanza avanti, eh? Questa cosa non va bene proprio, quindi vediamo di raggiungerlo e fargli un bel cioco spruzzo.
Allora, abbiamo detto che dobbiamo stare così. Perfetto. Questo si fermerà. Ok, perfetto. Si era bloccato dentro ai cosi che girano. E ne è arrivato un altro, ovviamente. Che i stronzi stanno sempre in compagnia. C'è poco da fare. Ok. Ci sta praticamente alle costole sto stronzo qua. Dai, abbiamo vinto. Si gode. Si gode, più forti. Più forti del Golden Saucer. E abbiamo l'elmo di Perione, che secondo me sarà un oggetto fenomenale. Adesso proviamo. Allora, vediamo un po' questo. Guarda là. Aumenta tutto. Aumenta tutto. Vai. Non si può cambiare il colore, non fa niente. Diventiamo sempre più forti. Vai. Yeah, col pennacchio. C'ho un pennacchio, tanta roba. Coppa Alexander. Questa è la coppa dedicata alla summon preferita di Lark. Let's go. Madonna, che bordello. No, è un Pyros. Cazzo, un altro Pyros. Ma Cristo, però, Doppio Pyros. Ce n'è stato pure un altro ancora. Stanno pure i cazzo di Cactus. Questa è tosta. Giro di prova, vediamo che riusciamo a fare. Siamo ottavi. Oh, che skip. Nice. Ma che Cristo. Ma dai. Non puoi chiuderti appena passo io. Da quell'altro lato che c'è? Cristo. Siamo ultimi. C'è un salto pazzo da quell'altro lato. No, dobbiamo per forza prendere quell'altro lato dopo. Ok, madonna, siamo praticamente ultimi. Che vergogna. Dobbiamo stare attenti ai virus. Porco Pyros.
qui andiamo a sinistra, vediamo perché. Forse un po' più breve, ma troppo poco più breve, non so se conviene davvero. Questo o questo qua conviene, guarda qua. Guarda che skip qua. Ho fatto tre posizioni e niente. No! Ma com'è possibile? Gyactus sono la mia rovina. Qui me la vado di qua. C'è il Pyros, però c'è il Godos. C'è proprio il Godos qui. Guarda qua dove volo. Volo alla grande. Però guarda il primo posto dove cazzo sta quello. Non lo riuscirò mai a raggiungere. Soprattutto se mi schianto, che cazzo vuoi raggiungere? Secondo me questa è migliore. Anche soltanto perché posso fare un gioco spruzzo. No, dove mi sono incastrato? Vabbè. Ricomincio, tanto abbiamo perso lo stesso. Abbiamo perso lo stesso, ragazzi, era soltanto questione di tempo, adesso andiamo alla grande. Se non fosse il pollice che mi inizia a far male, tiene sempre premuto a X. Ai ai ai. Fallito lo start. Si può recuperare ancora tutto. E Pyros sulle a me per forza, non ho capito. Si vola. Col cactus è una garanzia che gli vado a sbattere la testa. Ok, per di qua. Ok, abbiamo raggiunto il primo, siamo per diventare primi, si gode. Può andare, può andare. Se riusciamo a fare un altro giro così, può andare proprio bene. Siamo abbastanza vicini, dovrei superarli senza troppi problemi.
al saltino pazzo, che dovrebbe venire tra poco, quindi non so se sprecare o meno, ma sì, colpisci, sti cazzi, spacchiamoli, sti mentecatti, mannaggia il cactus. Ok, questo è quell'altro saltino pazzo che mi fa superare tutto e tutti. No, 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 non è possibile, ragazzi. Non me l'ha preso come l'ha preso le altre volte, ma com'è possibile? Alla fine così mi fai perdere? Vabbè, dai, non abbiamo ancora perso troppa strada. Però il fatto che non l'ha superato come prima mi fa incazzare un po', eh. Perché se mi fallisce adesso è davvero da bestemmiopoli. Ma ti levi davanti al cactus? Poi lo spinge, ma che spingi? Poi si schianta come lo stronzo. Io le vuoi rompere solo le palle a me. Dai, ma davvero? No, io non ci credo, ragazzi. Le ho fatte fino a mo' queste due scorciatoie, mo' ha deciso che non devono funzionare più. Beh, inutile che continuo, mi stai dicendo? Vabbè, io riprovo a fare quella scorciatoia lì. Mai dire mai. Però... era praticamente al traguardo. Sesto, che schifo. Beviamo, va, per non pensarci. Ah. Oh, ma chi è? Ma è l'amichina! Ma è l'amichina, ragazzi! Ma ciao, amichina, e benvenuti, Riders! Ma grazie mille per il ride, amichina! Ragazzi, cliccate su quel cuoricino che è uscito in chat e andatemi a seguire, amici, subito, mi raccomando! Come stai, amichina bella? Chiamano in chiusura? Eh sì, stavolta sì. Chiamano dunque il cuoricino, andate a seguire l'amichi subito. Ciao Thor, come stai, bello? Allora, per chi non lo sapesse, non mi conoscesse, io sono il Capitano Drakshan. Benvenuti a bordo della Draco Mister, la nostra nave che naviga per il Twitch alla ricerca di misteri e leggende nei vari videogiochi. E oggi siamo qui su Final Fantasy a fare le corse pazze dei Chocobo. Voi come state? Che hai disegnato alla fine? Devo correre a prepararmi, corri, corri! Ciao Thor, grazie mille per il follow! Benvenuto a bordo, benvenuto a bordo! Se vuoi presentarmi, se volete raccontarmi com'è andata la vostra giornata, prego ragazzi, siamo qui a fare corse pazze.
sto un po' perdendo un po' di pazienza, ma è così. Ma c'è Kevlar pure, ma grazie per il follow, Kevlar! Come stai, bella? Ma c'è anche Talin, amichina, fammi qualche shoutoutino! Incredibile, non avevo il follow! Kevlar, ti svelo un segreto, mi sa che neanch'io lo avevo! Infatti te l'ho fatto anche, te l'ho messo anch'io subito! Come state? Come state? Come va? Come va? Ho fatto le bozze per il boot di giugno sperando di vedere il calendario. Top, top. Che idee hai trovato? Che idee hai trovato? Fammi pure lo shoutoutino a Talin, mi raccomando. A te già è andato. Farò compagnia a Orio. No, Talin depresso. Facciamo tante coccole a Talin. Un salve, visto che mi hanno già avvisato della passione per D&D, la faccio breve. Sto, sto come un mezzo per fare venire da giù di Narnia. Ciao Thor, benvenuto, benvenuto. Ti posso dire che giovedì continuiamo a scrivere la nostra ambientazione da Dungeons & Dragons, quindi se ti va, giovedì pomeriggio qui facciamo D&D. Si gode. Poi la sera sto portando Baldur's Gate, se vi va ragazzi alle 22, Baldur's Gate e si gode. Mi piaceva dirlo, per forza. Che belli che siete, vi moderate a vicenda, per forza. Che dobbiamo fare? Questo passa allo stato, Kevlar. L'altro mio moderatore è Desaparecidos, appare una volta ogni tanto, mio figlio Poppy. Dice che dorme sul lavoro. Sì, sì, Miki dorme assolutamente sul lavoro. Allora, mettetevi comodi, qui facciamo queste corse pazze oggi, vediamo un po' che riusciamo a combinare. Ne abbiamo fatte un bel po', ci mancano le ultime quattro che sono le più difficili, sono le corse platino. E questa già mi ha fatto bestemmiare prima, vediamo se adesso riusciamo a riprenderci o continueremo con le bestemmie pazze. Scopriamolo. Stiamo molto bestemmiando i cactus. Chi non lo sapesse sono questi mostri cactus di Final Fantasy. E mi bloccano, eccoli qua. Cactus maledetti. Che si aprono, si chiudono. Quando sembra che si sta per chiudere, tu spam e gli sbatti contro. Mannaggia il cactus, mannaggia. Andiamo, andiamo. Di qua. Qua c'è il Pyros maledetto, però si scansa facile. Vediamo se riesco a fare la cosa giusta. Sì, ce l'ho fatta. Madonna, giusto, giusto. Già mi sono visto giù. E niente. Vabbè, ho preso qualche posizione. Va bene così per il momento. Va bene così per il momento. Vi leggo appena finisco questi due giri, eh. Voi scrivete, raccontatemi la vostra giornata. E dopo recupero tutto. Tutto. Allora, pronti. Così. Con tutti sti dash, queste curve, mi sembra di essere tornato a giocare a Crash. Però forse può funzionare. Giocarmela proprio alla Crash Bandicoot, quello della corsa delle macchine. Fare tutte curve pazze per sprintare meglio. No, non funziona troppo, secondo me. Può funzionare soltanto in acqua, forse. Dopo ci proviamo. Allora. Pronti, pronti. Ovviamente se non girate anche la testa quando fate le curve, non curvate bene, ragazzi, eh. È un insegnamento basilare dei giochi di corsa. Quindi, wow, si gira fortissimo. Michina, fai pure qualche spammino di social, punto esclamativo IG, ragazzi, se volete seguirmi su Instagram, dove metto quando vado in live, trovate anche i miei disegnini del Linktober, con la curva orecchia a terra, bomba. Siamo secondi. Devo scendere, vabbè, se qualcuno vuole farlo, punto esclamativo IG, oppure punto esclamativo Discord, se volete entrare nel mio Discord, fondamentale, ragazzi. Si cazzeggia, c'è la schedule ogni settimana, potete scrivere quello che volete, ci sono le sezioni apposite pure per D&D e tutto il resto appresso, se volete proporre idee, cose varie,
Oppure c'è punto esclamativo YouTube, se volete rivedervi qualche live particolare che abbiamo fatto nel corso degli anni, trovate tutto ricaricato su YouTube. YT per YouTube. E poi ci sta punto esclamativo viaggi, se volete godervi i nostri viaggi pazzi all'estero con me e l'amici. L'ultimo viaggio pazzo è stato in Messico. Ho preso l'amici, l'ho rapita e l'ho portata in Messico. Ragazzi, da recuperare assolutamente il viaggio in Messico. Voilà, mentre facciamo queste curve pazze, spariamo. Pom. E niente. Il cactus maledetto, ma guarda, ma che cactus. E niente, abbiamo perso miseramente, quindi dobbiamo ricominciare. Quindi ne approfitto per leggervi un attimo. Vediamo un po' che ero rimasto. Allora. Se non dovrei posso fare battute brutte, le puoi fare lo stesso le battute brutte, tali, nessuno ti dice niente. E la 22, le 5 del mattino, vabbè, quelli sono dettagli. Soltanto il fine settimana, poi faccio fino alle 5 del mattino, solitamente fino a mezzanotte. Infatti non si bannano le battute buste, puoi farle quanto vuoi, Talin. Mi è venuta l'idea del giardino segreto, top. Ecco cosa mi sembrava. Vedi, le curve di Crash sono inimitabili. Si racconta che Jennifer Lopez mette un sacco di tempo a farsi la doccia perché rallenta nelle curve. Hai capito a Talin? Da pro, è fondamentale. Non devo scendere, vai, scendi. No, è il punto esclamativo social, lo dovrei fare forse, così è più facile. Esclamativo Discord. Ok, tutto rapito. Mi ha rapito e non mi ha fatto dormire. Chi è? Chi è che ti ha rapito e non ti ha fatto dormire? Chi è stato? Che musichetta potente. C'è in Chocobo. Che ci vuoi fare? Tu volevi farti il viaggio in Messico con me? Io ti ho portato in tutto il Messico. Tornata nel cugino, mi sto facendo così. Tranquilla. Se vuoi ci sono i vari social sopra, come ho spiegato prima. Su Instagram metto quando vado in live. Su Discord si cazzeggia. Su Instagram trovi pure i miei disegni del Linktober, se vuoi vedere le cose stupide che faccio io di arte, tra tante virgolette, grafica, non è arte. Almeno per me. Poi qui ci sono anche alcune delle mie mod che lo fa tutto io. Tutto quello che vedi l'ho fatto io. Che nella vita, per chi non lo sapesse, io sono un grafico web designer. Questa è una cosa che probabilmente non ho detto nella presentazione prima. Quindi lo diciamo adesso. E quindi le grafiche me le faccio da me. Poi c'è YouTube dove ricarico le live. Le live più interessanti che potete trovare su YouTube sono la lore run di Bloodborne e Dark Souls 1. Di cui la lore run, quella di Bloodborne, ho fatto anche un talk show di 6 ore. Che se ve lo volete mettere in sottofondo qualche volta, magari può interessarvi, non lo so. Vedete quanto siete appassionati dei Souls? Io abbastanza. E niente, questo è. Poi i viaggi, vabbè, viaggi già sai abbondantemente, Kevlar, dato che Miki pure lo spammo ogni tanto. Il nostro profilo viaggi. Ah, ma se mi metto... Oh, ho trovato un altro segreto per questo giro della morte. Ok. Oh, siamo primi. Prima volta che al primo giro siamo primi, si gode? Sarà il giro del godo questo? Scopriamolo. Ah, e poi una cosa fondamentale per tutti i follower, ragazzi, in questo canale tutti possono godere. Avete tutti quanti le mod del godo. Fondamentale godere tutti quanti insieme quando succede qualcosa di bello. Tipo, se riesco a vincere questa corsa, tocca godere tutti insieme. Tu. Bam! Sparato fortissimo. Let's go. Prende un sacco bene questa canzone, devo dire.
Ti prego, ti prego. Ok. Adesso proviamo quella, questa cosa magica che ho scoperto. Mi metto qua sotto, sopra il bordo. Madonna mia! Salto tutto. Questo primo posto non me lo leverete, maledetti. Dai, dai, secondo giro. Prendiamo un po' di turbo. Ah, anche qua posso farlo, giustamente, vabbè. Let's go! Sì! Ok. Sempre il terrore dei cactus. Ok, perfetto, madonna mia, qua li abbiamo superati alla grandissima. Ok, così. Ultima curva. E si va a vincere, signori! Bam! 1:30:60. Potentissimi. Corazza di Iperione, vediamo un po'. Le ultime due coppe. Ce la faranno i nostri nuovi prima delle 8 a vincere queste ultime due coppe? Scopriamolo. Allora. Corazza di Iperione, vediamo un po' com'è. Eh beh, guarda là. Velocità ancora più veloce. Vai. Let's go. Tu 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 ru tu tu. Pollice sta un po' andando. Devo tenere sempre premuto. Coppa Fenice, vediamo un po'. Riuscirà a vincere il nostro pollo una coppa fenice? Scopriamolo. Ok, partenza buona. Qui posso fare... Oh sì, che godo questa parte della vista. Guardate qui che sorpasso alla grande che abbiamo fatto. Madonna quanto è lento quel coso, meno male che l'ho scansato. Abbiamo superato tutti. Tutti. Mannaggia. Tutto. Posta. Ok, questa qua è la fine. Va bene. Devo imparare un po' di cose in questa pista. Allora, qua abbiamo questa grande manna dal cielo che possiamo lanciarci praticamente qui. E superiamo un bel po' di gente.
Qui dobbiamo stare attentissimi, che è pieno di palle. Ecco qua. L'ho detto, ci siamo presi la palla in faccia. Che succede, Talin? Cos'è quella faccina? È sconvolto perché è pieno di palle? Capita, Talin, non ci possiamo fare niente, mettono le palle in giro qui. Forse è meglio di là, no? Ho visto che c'è un'altra situazionina lì. E c'è il primo che però se ne sta andando un attimo in Africa, guarda là, non lo vedo più proprio. Ok. Allora, qui dovremmo riuscire a recuperarlo. Ok, la mia palla sta andando. Dove cazzo sta però il primo? Ok, eccolo lì. È stato appena colpito. Proviamo di qua. Ok, sì, molto meglio. Molto meglio come ingresso lì. E il finale? Abbiamo vinto? Più forti del mondo! Più forti del mondo, ragazzi. Più forti del mondo. Ci abbiamo fatto un po' di godo in questa chat. Ci sta adesso. Abbiamo pure i gambali di Perione. Ci è rimasto l'ultima gara da fare. La Coppa Bahamut. Let's go! Allora, vediamo. Quelli di Hyperion abbiamo detto. Guarda là. Let's go. Hyperion mod. Diventiamo i campioni del mondo di Chocobo, forza. Coppa Bahamut. Niente, inizio non buono. Adesso abbiamo il super set, quindi potrebbe andarci proprio di godo. Ah, di là ho visto già una scorciatoia, Visto una scorciatoia che dobbiamo imparare a prendere. Prossimo giro. Ah, cazzo, mi sono distratto. Perché c'è il bottoncino per saltare. No, abbiamo perso tutto. Tutto. Certo, poteva essere il giro di ricognizione, sarebbe stato l'ideale. Però no, abbiamo perso tutto, basta. Ricomincio, facciamo anche il best start. Adesso arriviamo primi subito, spacchiamo tutto, vai. Aia, pollice. Let's go. Ah, la scorciatoia me l'ho dimenticata.
Ecco il bottone spam. Ok, lì c'è un altro shortcut. Perfetto. Quasi finito il giro? Sì. Posto. Perfetto, adesso dobbiamo vedere come tenercelo. Perfetto, così saltino top. Ah cazzo, quest'altro shortcut me lo sono dimenticato. Ok. Madonna che slalom. Che godo! Che è finito giù! Questi due da dove cazzo sono usciti comunque? No! Muoviti, muoviti, muoviti! Dobbiamo provare a prendere tutti e due gli shortcut e vediamo. Ciao Michina, tanti bacini, grazie ancora per il raiduino. Fai gli auguri anche da parte mia. No. Sì, vabbè. Ci hanno superato tutti. Che facciamo? Volevo provare una stronzata. Se io me la faccio tutta quanta qui nel lato, ha senso? Secondo me ha senso. Per dopo, perché adesso non penso proprio che riusciamo a recuperare. Pure qua. Ok. Beh, bel recupero ti fa fare questo shortcut. Però non penso che riusciamo a vincerlo lo stesso.
meno che quello davanti non gli viene un coccolone, cade in qualche modo. Ciò che spruzzo a me non mi sta uscendo. Madonna, ragazzi. Ultima curva praticamente. Madonna, ce l'ho fatta! Ma che godo, ragazzi! Ma first try più forte del mondo, ce l'abbiamo fatta! Qui ci vuole un sacco di godo in questa chat. Mamma mia, potentissimi, potentissimi, che recupero! Fantino provetto, guarda qua pure il gioco. Vinci tutte le corse che c'ho, potentissimo, potentissimo. Che godo, che godo. Sono più che soddisfatto. Abbiamo preso 9.999 coin, va bene. Siamo a svuotare tutti i negozi. Uff, che fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, è troppo forte. Sono troppo forte. Cazzo fai qua, cazzo. Tu, che stai facendo qua? Vuoi giocare alle corse dei Chocobo? As a jockey or a chocobo? Tutte e due. Ah, bellissimo. No, no. Ok, quindi abbiamo finito le corse dei Chocobo, ragazzi. Adesso andiamo a capire cos'altro ci manca. Dove si occupo? Zona spaziale? Abbiamo qualche altra cosa da fare? Non penso. Non penso che c'è rimasta qualcosa da fare nella zona spaziale. Scopriamolo. Allora, da questa parte. No, qua l'ho fatto. E non mi sembra neanche che ci siano i nostri compagni, nessuno dei nostri compagni a queste parti. Per avere un'interazione. Ah, invece sì, c'è qualcuno qua fuori. Sid! Ok, niente. Mi dice soltanto che non c'è un cazzo di nessuno, che non c'è Dio qua. Ok. Prossimo. Zona cruenta me la voglio tenere per ultima. Zona spettacoli. Zona panoramica. Perché zona spettacoli, non mi ricordo se Dio sta nella zona spettacoli o nell'hotel. Non ricordo proprio. Che qua c'è Tifa. Oh, hey Cloud. Doesn't look like Dio's around here. Do Ok. any of them realize war's about to break out? They do, but people always think war is someone else's problem until they're in the thick of it. Cloud, I gotta be honest. For the longest time, I wanted to do everything. I wanted to fight for the planet, convince people to stand up, take action with us. But it's like I always come up short. Always. No matter what I try. Che ci vuoi I'm fare, in over my head. And maybe you are, lass. But knowing your limits is one of the keys to knowing yourself. You're not. And we're not the dumb kids who fell off Mount Nebo anymore. We're not powerless. And we're not alone. So don't ever stop trying, Tifa. Ricky? Ever. Ricky mi ha fatto una presentazione in questo momento. Don't Grazie, give Ricky. Okay. Thanks. I needed that. Forse vuole farci All un right. Now let's ride. go Chissà. find Dio. Scopriamolo. Scopriamo a breve, Always ragazzi. come up short. Allora. Sportello Gold. Ok, quindi qua non c'è niente. Possiamo tornarcene. Allora, zona fantasma o prima zona spettacoli? Mia prima zona fantasma, no? Poi zona spettacoli, anche se forse nell'arena sta Dio, quindi
nella cruenta. Allora, qui non dovrebbe esserci niente proprio. Ah, invece c'è Vincent. Ok, Vincent, uomo di concetto. Veloce, indolore. Va bene. Dio is not here. Andiamo. Siamo a spettacoli, ci trova Harriet. No, c'è Barrett. Non mi aspettavo proprio te, Barrett. No sign of Dio whatsoever. While we're talking, did you know this is where Jesse used to perform? Sì. Yeah. Oh, if she was with us, she'd probably be gushing about the role she played. Or maybe not. Maybe she'd be mad to see this place burning through more Mako than ever. Either way, she'd have kept us entertained. Yeah, ain't that the truth? Ero troppo preso probabilmente da andare avanti, perché questi dialoghi non li avevo fatti nella blind. Allora, zona cruenta. Let's go. Che è praticamente l'ultimo minigioco che ci manca da completare. Squash Elite. E ci dice che Dio sta là. Sì. The Dawn outstayed is welcome in Midgar. Great. Vabbè, questo lo sappiamo, possiamo saltarlo. Presentimento di Aerith. Ok, no, Aerith. Non mi interessa. No, devo per forza seguire Aerith. Per forza. Vabbè, dobbiamo per forza. Mi faccio un attimo la scenetta qui che la saltiamo alla grande. Aha, found him. Greetings, Mr. Director. Mr. Director. He doesn't look quite right. Come Mr. President. Mi piace il mister in questo caso. Riposati all'hotel spettrale. Ok, adesso posso fare il cazzo che vuoi. Ok, le botte ragazzi, adesso è il momento delle botte. Facciamo un riposino qui e ci spacchiamo nei vari tornei che stanno qua sotto. Are you interested in joining the fray? È stata aggiunta una modalità difficile, ma c'era bisogno? C'era davvero bisogno? Siete sicuri? Madonna, quanti ne sono! Ma siamo pazzi? Completamente folli. Allora, vediamo questo qua. Botte da rospi. Due partecipanti. Yuffie e Tifa. Secondo me botte da rospi se la cavano bene. Dovrebbe essere abbastanza easy con Yuffie. Faccio spum pum 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 pum. Non viene in testa a me, eh. Ma botte da rospi che siamo dei rospi? In questo senso botte da rospi che sono rospo tutto il tempo? Calcio anfibio! Bam! Calcio anfibio! Calcio anfibio! Botte da rospi, ragazzi! Potentissimi!
Kero Keron. Canzoncina del godo. Ma stiamo scherzando, adesso mi ritrasformo in rana? E che adesso calcio anfibio, patapam, stremato addirittura. Anfibio più forte del mondo. Tifa, vai, calcio anfibio su Zoggy, patapam. Spadapam. E si gode. Un altro gancio anfibio su quell'altro. Spada bam. Botte da rospi, ragazzi. La limite non me la fa fare, peccato. Dove stava carina? La rospo limite. Let's go. Chero. Oh no. Questi si duplicano pure. Vai, Tifa. Calcio anfibio. Vai, prego, spaccalo! Yuffie! Occupati di quell'altro! Botte da rospi, ragazzi! Pom. È una guerra di logoramento quasi. E io ho paura che questi qua si possano dividere ancora, quindi conviene prima picchiare loro. Ah, quelli sono esplosi. Questo però è quasi morto. Vabbè, io vado questo. Sto combattendo questo, quello se lo vede Yuffie. Si è stremato, bom. No, non ci è arrivato col calcio anfibio. Ciao Stranger, come stai, bello? Che mi racconti? Noi stiamo facendo botte da rospi qui. Tu che mi dici di bello? Come va? Tutto a posto, tutto a posto. Tu che mi racconti? Sei uscito adesso al lavoro? Come stai? Però non vale contro questi. Contro gli artiglieri, guarda un po'. Ma sembrano il cazzo di rospo sono. Che il primo è andato, spadavam stremato, le botte. Siamo dei rospi, siamo dei rospi, le botte da rospi. C'è questa arena che dobbiamo farla per forza trasformati in rospi tutto il tempo. Torno a casa, top. Pam 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 pam
Pa-pa-bam! Le botte da rospi! Ci siamo, ci siamo! È l'ultima? Ma c'è un'altra ancora? Ma dove c'è un'altra ancora? Sono pazzi questi, hanno fatto le botte da rospi. Devo dire che sono abbastanza folli. Madonna, contro di questo? Ma siamo seri? Questa è una rottura di cazzo già normale, tu me lo fai fare da rospo? Ah, però gli facciamo abbastanza danno, dai. Vai, vai, che lo stremiamo. Spatapam. I rospi più forti del mondo. Grande tifa rospo. Bom, le botte da rospi. Vai che è morto. Il nostro boss finale da rospi. Si gode, ragazzi, si gode. Botte da rospi completate. Se lo sapevo che dovevamo, se capivo che dovevamo fare le botte da rospi così, avrei messo tipo Claude Barrett su quelli con più vita. Ancora botte da rospi? Ho fatto uno screenshot per sbaglio, vabbè. Vabbè, ancora coppe. Mo facciamo con Claude Barrett, ragazzi. Che dobbiamo fare? Loro almeno hanno un sacco di vita. Certo, ci è andata abbastanza bene in realtà con loro due. Ma siamo pazzi? Già iniziamo male. Calcio anfibio, spam, e niente. Ok, alternandoci è un'ottima strategia, perché così ci leviamo, gli leviamo lo scudo, cose. Big botte da rospi. Devi platinare? No, voglio soltanto farmi tutte le secondarie possibili. Platinarlo non ci tengo, perché dovrei finirlo tutto quanto difficile per il platino, e non è una cosa che voglio fare. La difficoltà difficile se la possono tenere per loro. Sinceramente. Guarda come si scansa sto stronzo. Ok. Si scansano, ma se riusciamo a prenderli lo spacchiamo praticamente.
Let's go. Tutun, 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 tutun. Potentissimo, ragazzi. Chero, 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 chero. Poi non so se hai visto, Stranger, che la terra stiamo... abbiamo iniziato Baldur's Gate. Si sta godendo abbastanza, devo dire. Devo dire che si sta godendo. Aia. Allora, con le bolle forse? Oh, aspetta, questo forse è il... quello che ruota forse con le bolle, non lo so. Ho fatto tutte queste bolle, non ti avvicini? Dai, entra nelle bolle, per favore. Ah, che godo. Le bolle fanno un bel po' di danni. Dobbiamo farci tipo campo minato. Mettiamo tutte le bolle davanti. Oh no, i cactus. È finita per noi. Ok, dai, sono abbastanza... io mi aspettavo molto più terribili gli Actus. Ok. Let's go. And don't come back. Shactus. Ultimo, cosa ci metto? Bahamut contro? Rana contro Bahamut. Un Pyros, cazzo. Cazzo, un Pyros. Allora, dobbiamo provare con le bolle. Secondo me con le bolle il Pyros si fa. Se solo si avvicinasse il Pyros, non pensasse a barre. Aia. Come sta curando? Questo maledetto Pyros. Ho visto un'iconcina di cura.
Scusa, ma ciao Bort, come stai, bello? Chero. Sì, siamo nel chero momento. Come stai? Che mi racconti? Ti ho visto che stai facendo una modalità difficile tu in questi giorni. Dovete vedere qualcuno che lo fa, che fa le challenge, ragazzi, andatemi a seguire Bort. Io non la porterò alla modalità difficile, lui la sta facendo. Se vi garba come situazione, andatela a vedere assolutamente da lui. Tocca. Aia. No. L'ho beccato nel momento sbagliato. Ma fondamentale. Appena finisco questa battaglia ti faccio pure uno shoutoutino, così non devono neanche cliccare sul nome, devono cliccare sopra il link e andare a mettere un follow. Dai, calcio anfibio anche tu. Madonna, quanto è tosto sto virus, è quasi morto Barret. Sì, è finito. Sei un passo dal platino, ma grande. Top. Aia. Oh cazzo, questo scoppia, scappa! Non me la dà come vittoria, vero? Siamo morti. Cristo ranocchia. E niente. Questo è forse un pelo troppo impegnativo, ma infatti io non penso proprio che lo platinerò per niente proprio. Non ne ho la minima intenzione di platinarlo. Allora, ragazzi, dovete fare questa cosa, dovete andarmi a seguire Bort assolutamente. Vi faccio lo show, questo qua dovete cliccare praticamente soltanto sul cuoricino e subito avete fatto. Easy proprio, lo shoutout più semplice del mondo. In chat c'è un cuoricino, lo cliccate e avete seguito Bort e si gode. Niente, mi sa che un altro giro di rane non ce la faccio in 5 minuti, che c'ho. Quindi... niente. Domani pomeriggio faremo le botte pazze. Oggi abbiamo fatto le corse pazze. Ho finito tutte le corse dei Chocobo. E si è goduto perché le corse dei Chocobo mi fanno impazzire. E domani ci facciamo le botte pazze. Domani ci mettiamo a botte. Sono arrivato a Ballu. Non lo so dove sono arrivato. Come ti faccio a dire dove sono arrivato? Ieri mi stavo menando, mi sono sperso in una grotta e c'era un ragnone gigante e l'ho picchiato fortissimo. Lì sono arrivato. mi sono perso, ancora all'inizio, devo ancora fare un sacco di cose. Devo fare ancora un sacco di cose, sto all'inizio e ci siamo. Stasera alle 22, ragazzi, Baldur's Gate 3, si gode, mi raccomando. Vi aspetto alle 22 per godere insieme a voi. Devo ancora iniziarlo, io l'ho iniziato praticamente venerdì. Venerdì l'abbiamo iniziato e si sta già godendo parecchio. Poi come avrete visto dalla schedule, perché tutti quanti voi vedete la schedule che metto su Instagram e su Discord, infatti ve li spammo di nuovo, perché magari qualcuno ha preso una svista e non l'ha vista bene la schedule, quindi potete andare a cliccare e a vederla. Come avete visto sono ritornate delle cose, siamo ritornati un po' alla normalità tra virgolette. Porteremo il pomeriggio Final Fantasy, la sera Baldur's Gate, tranne ovviamente il mercoledì sera che è
il giorno dedicato a mia figlia, dove facciamo la cop run. Se al momento stiamo facendo la cop run di Overcooked, veteran run di Overcooked, perché io sono fortissimo Overcooked, ci ho giocato già tante volte. E praticamente, che dire, si gode, ragazzi, che non ho altro da aggiungere. Fatto bene perché non so... Ah, non sei sul disco, tocca rimediare. gli ultimi social che posso spammarvi, perché mi scordo sempre, c'è pure YouTube, se volete, dove ricarico le cose. Trovate la lore run di Bloodborne e di Dark Souls 1. Presto faremo anche quella di Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Poi un giorno passeremo a quella di Elden Ring, perché comunque già Dark Souls 2 e Dark Souls 3 porteranno via tanti mesi. Ma Elden Ring non lo voglio toccare fin dopo il DLC. Il DLC, ci spacchiamo col DLC, poi rinizio con le Souls Knight e tutto il resto appresso. Quelle non le voglio fare prima del DLC del Elden Ring, perché lì il DLC del Elden Ring prenderà tutta la schedule e la cartoccerà e dirà è mio la cosa. E poi dopo si vede, facciamo di nuovo le Souls Knight, ritorna proprio la schedule normale. E vi ricordo che giovedì invece c'è il nostro world building di Dungeons & Dragons, che è tornato, quello è tornato alla grande, cioè tornerà alla grande. Continuiamo a scrivere le nostre isolette, la nostra ambientazione. Vi ricordo praticamente che tutti i sub possono avere la loro isola. Abbiamo altre 16 isole disponibili, se ricordo bene. Poi giovedì veniamo con calma. Giovedì alle 6 stiamo qua e vediamo con calma com'è la situazione. Ti giuro, Twitch cambia nome. Sì, per forza. Io stavo pensando di prendermelo di festa al lavoro e di iniziare a streamare appena, tipo la notte, appena lo danno disponibile, pam, e metto lì e mi spacco la testa sul Elden Ring. C'è poco da fare. C'è il weekend di fuoco, dato che è un venerdì. Inizio con un po' di ritardo. In realtà il 21, il problema del 21 è che c'è anche il Termoli Comics e non so ancora se ci andiamo quest'anno. Quindi vediamo un attimo. Trasloghi. Vabbè. Ci sta. Però, quindi hai trovato la casa. Quindi siamo contentissimi. Anche se trasloghi, siamo contentissimi. 21 giugno. Sì, 21 giugno. 21, 22, 23 c'è il Termoli Comics, Tallinn. L'anno scorso ci siamo andati, che ci ha ospitato Batisco, e ci siamo divertiti un sacco. Quindi se riesci ad andarci, io te lo consiglio, Tallinn. È davvero, davvero figo. Ed è tutto gratis. Vai là, è gratis. Mesette sarà mia top. Si gode, Bort. Sono contento per te. E qua per trovare mezza casetta non si trova. A prezzo accettabile. E niente. Allora, ragazzi, da chi andiamo? Da chi possiamo andare? Chi ci è? Vediamo se ne stanno staccando meno. Cercato a Napoli è stato... sì, vabbè. Io conto che cerco in provincia ed è ancora più inutile. Gli affitti partono da 600-650 euro e... non is not fattibile. E quindi che possiamo fare? Per il momento ci stiamo qui. Poi se riusciamo a trovare qualcosa, si vede, si spera più che si vede. Cos'è che io ad Aversa sto prendendo sarebbe l'ideale un bilocale 65 metri quadri. È più o meno quello che cerco. Così stiamo tranquilli, e l'amichi, bilocale, così ci facciamo due stanze. Mi ho detto che posso fittarlo a 500. E già sarebbe un prezzo migliore di quelli che trovo qui, Allora. Andiamo da. Avete qualcuno a suggerirmi? Ma ve lo dico giusto così per capire un attimo. A Flaira ci sono stato da poco. Da il Poto sono andato ieri, quindi volevo cambiare un po'.
Qualcuno sta giocando a Final Fantasy, lo abbiamo, qualcuno sta giocando a Final Fantasy. Giusto così, per rimanere in tema. Ma andiamo a trovare una persona nuova che sta giocando a Final Fantasy, così? De botto? Ma sì, andiamo ad assaltarlo. Questo Hip e Twitch. C'ha 4 persone, sta giocando a Final Fantasy. Andiamo. Allora, ragazzi, andiamo a... Noi risolviamo i giochi Souls. Tutti quanti giochi Souls. Vabbè, noi ci piacciono i Souls, quindi è ovvio che clicchiamo sul mi piace, è più facile se uno gioca i Souls. Allora, ragazzi belli, io vi auguro un buon appetito. Vi ricordo che stasera alle 22 continuiamo la nostra avventura su Baldur's Gate. E vediamo un po' dove andiamo a finire. Quindi vi aspetto dopo, vi auguro un buon appetito. Ci vediamo, grazie per essere stati qui. Un bacione fortissimo a tutti quanti. Andiamo a trovare questa nuova persona, andiamo a conoscere gente nuova. Let's go. Se siete abbonati, spammate le poppe di Guinevere, mi raccomando ragazzi. Facciamoci riconoscere appena arriviamo con le poppe di Guinevere che rimbalzano. Fondamentale, fondamentale. È una piccolezza che è fondamentale. Vi mando tanti bacini a tutti quanti. 3, 2, 1... Let's go ride. Ciao. A presto. A dopo.